Sì, è una partita difficilissima perché chiaramente quando hai appena perso in casa e viene una squadra comunque in difficoltà come Roma. Mezzo pieno, nel senso che abbiamo fatto dei passi avanti, e mezzo vuoto perché poi alla fine conta vincere. Dopo una sconfitta l'altra settimana in casa contro Dertona. La sconfitta è stata figa di situazioni in cui non abbiamo avuto la sufficiente tensione, la sufficiente concentrazione, il sufficiente desiderio, quindi oggi lo dovremo mettere perché perdere non ci piace e perdere in casa chiaramente ci piace ancora meno. Ritorniamo in trasferta contro una squadra di grande qualità e di grande energia in un campo storico per la pallacanestro italiana, di grande passione e noi vogliamo vedere a che punto siamo della nostra crescita. Massimo, una partita dura, siete venuti qua senza mollare un secondo, tante squadre arrivano qua e alzano bandiera bianca, voi avete lottato fino alla fine. Sì, siamo riusciti a fare una buona partita fino al terzo quarto, poi abbiamo avuto 2 minuti di blackout dove abbiamo affrettato i tiri e loro ci hanno ammazzato, sono andati più 10, poi hanno gestito, però dobbiamo ripartire da qua. Adesso stiamo lavorando duro. Si vedono i miglioramenti, però non basta, dobbiamo vincere le partite per risalire in classifica. What's your feeling of this match? It was a hard-fought game. Rome needed a win, so we knew they were going to come and play tough. But it was a game we had to stay together for 40 minutes and win in the end. Sicuramente è stato bello perché sono entrati e i compagni mi cercavano. Bisogna sicuramente mettere a posto due errori in difesa clamorosi, quindi adesso con calma. Ci godiamo questa vittoria stasera e da martedì iniziamo a pensare al derby. Chiaramente sai di dover vincere, sai che un altro risultato insomma, non era pensabile per quello che era quel basket dimostrato fino a questo momento e questo chiaramente aggiunge molta pressione alla gara. Roma è stata molto brava, ha giocato una partita viva, mischiando le difese, ci provando a togliere Ferguson dalla partita, Tessitore condizionato dai falli, Bowers con un po' febbricitante, quindi in attacco è stata difficile trovare alternative. Questa vittoria ha come primo premio il diritto a giocarsi una partita per un primo posto, che è qualcosa di sempre estremamente stimolante, e quindi adesso bisogna avvicinarsi a quella gara soprattutto con la giusta emozione, l'emozione di una squadra che anche quest'anno sta giocando un campionato di vertice e che quindi deve farlo con grande gusto e con grande senso di responsabilità. Noi abbiamo fatto bene alcune cose, però nel momento in cui c'è da mettere un extra effort, quindi un'energia in più, una palla vagante, un tuffo, una selezione migliore di un possesso in attacco, ci siamo un attimo disuniti e sappiamo bene la qualità di Biella, la confidenza che ha in casa e non te lo puoi permettere. Quindi dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che questa è la strada giusta e sapendo che dobbiamo aggiungere partita dopo partita, pezzo dopo pezzo, a questa solidità che sta crescendo, ma che, ripeto, non basta per vincere le partite.